Ecco la precisione, ci vedranno accettare l'istruzione. Eccola qui davanti a te, non lo so io. Suona, se non io parlo, Thank you.
Gabriele, apri. Apri, apri. Apri. Thank you.
questo ormai ricordo anni ci fa finire
Che cosa? No. È bellissima! No. Che gli dico? Che so io che deve dire, e lei deve dire, no io. Bellissima, è molto festeggiata, tutti contenti. Grazie. Grazie. Speriamo di. La festa scoppiata, che si dice? Della festa scoppiata. È una bella festa, mi piace, finalmente era ora che iniziassero a fare la festa. Grazie. Se si mangia e se beve la festa continua, se no qua la festa è già finita. Ciao! Bravo! Se avete vinto o perso? A me mi pare di aver vinto. Forza, parlate. Tu sai che dici? Sandro, che dici? Io ho detto convinto. E bene. No, convinto. Avevo vinto. Ah, la miseria. Ma tutti lo che la mangiamo. Tutti. Lì è registrato. D'accordo? Non se nasconde niente. Io passo le donne. Sento che dicono queste donne. Si fa la gara alla fune. Chi è? Chi è? Io? No. Le donne, chi? Le donne, Maria, Liliana, Paola, Luna. Te l'ho scoppiato, molto bella è molto forte, come te, ma guarda la miseria, se ti dico che
Thank you.
Madonna della Capozza. Stazione di Mugistiani che è tanto tempo stare in comune, vorrà cambiarla, vorrà farla finire questa solara. Va bene? E vorrà farla finita, più stanno qui meno fanno. Senti il parere del segretario. Dai, sì, è vero, sì. Siamo alla sezione numero 2 del seggio delle votazioni di Civitella del Lago. Presidente è la dottoressa Anna Maria Trittini, vicepresidente Rodolfo Sacchi, assistente di lista per il Partito Comunista è Orlando Sacchi. Che cosa?
Ecco, in questo momento si sta cimentando allo sport del braccio di ferro un campione del lancio del Ruzzolone, che è Bacchio Carlo, uno dei più forti della nostra, del nostro circolo, nonché segretario del nostro circolo stesso. Colgo l'occasione, mentre assistiamo a questo, è fortissimo, sicuramente fortissimo anche in questa 95. Vanno in pedana i prossimi due concorrenti. Io cercherò di chiedere ancora qualche cosa alla campionessa d'Europa e in questa fase arbitro e giudice, mentre si apprestano, il tifo si comincia a sentire veramente forte. I concorrenti sono quasi pronti e la campionessa d'Europa sta dando il via alla competizione. Anche questo si dovrebbe prospettare un match fortissimo ma velocissimo. Concorrenti caricatissimi. E allora bisogna rimandare l'intervista a Luciana dopo l'inizio dei prossimi concorrenti. Proprio incontro, Petrocchi, Luciano, Zambitelli, Mario. Benissimo. Nuovi concorrenti. Ecco. Beh, uno per parte, perché sennò sarebbe un nuovo modo di... Vediamo un po'. Qualche spiegazione. Possiamo sentire da vicino, che forse è molto più importante, è una curiosità. Vuoi dire, in fase perdente, tu puoi aspirare, però se proprio non ce la fai. A quel punto venite legati, secondo me. Siamo pronti per il via della manche, l'arbitro e giudice darà il via. Vediamo che c'è qualche piccola incompatibilità tecnica che va comunque rivista. Pure questo è un match che si prevede durissimo, grande impegno. Grande impegno, massima attenzione, eppure questo si prospetta un match tremendo. Probabilmente non supererà, però è finita così. Bravissimi, 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 bravissimi. Vince Zampitelli Mario. Allora,
finale, perché chi vince dovrà battersi. Allora, chi vince tra Zappitelli e Antonini andrà in finalissima. Qui è dura, eh? Luciana, facciamo fare un'esibizione al campione italiano? Beh, penso di sì, no? Altro grande scontro, i pesi massimi. E a questo punto dico che sono stato fortunato a non partecipare. Mi sono sicuramente riservato una brutta figura, anche se la farò comunque come cronista di uno sport che assolutamente non conosco e che è la prima volta che vedo. Ready, go! Dai Mario! Grande concentrazione! Tesissimi sono i partecipanti! Vediamo che cosa succede! Benissimo! Vince Zappitelli! Zappitelli, fortissimo! Allora, Zappitello, vi posso chiedere una cosa? Che pensate? Ipotizzate una finale paesana? Ah sì, del vostro peso sicuramente. Dica il migliore. Penso che sia la finale più dura, eh? Questa è una finale, però... Allora, questo è anche il più forte del paese, eh? Sono i più forti, chi vince è il più forte del paese. Allora, forza Civitella del Lago e vinca il migliore. Qui si gioca anche l'immagine in senso buono, sicuramente. Signora, vediamo un po', c'è qualche piccolo problema nell'impostazione per quanto riguarda l'arbitro, la finale diretta da due arbitri nazionali, per cui vediamo quello che scappa fuori. Datevi la mano in senso buono, è piacere e vale la pena di registrare la cosa perché è importante. La visione, questi sono tosti da vero. Diciamo che c'è stata ancora una pazza partenza, ma la posta in pari è altissima. Chi vince sarà anche il più forte del paese sicuramente. Vediamo un po' quello che succede, ma è un grande scontro. Vediamo che succede. E sicuramente un applauso al vincitore. E oramai la gara è finita. Senti, allora la facciamo un'esibizione o no? Facciamo? Sì? Ecco. Allora possiamo chiudere questa manifestazione prima della premiazione con un'esibizione del campione italiano. Che farà con chi vuole stare, con chi vuole sfidare. Allora, diciamo che il vincitore avrà l'onore, vabbè, anche se stanco, e per cui questa è una grossa giustificazione, un'esibizione davanti alle telecamere con il campione italiano del 1990. Che non solo della solita categoria, perché lui ha 88 kg, sì, contro i 90. Go! Allora bisogna concedere il bis con il secondo su, via, beh, questo è il gioco, non è la magia, cioè, voglio dire, vediamo un po'. L'importante è il campo di ferro, è la velocità. Ma qui c'è la forza veramente. Vince la forza! Ecco la
categoria. Qui c'è meno fortuna che Ruzzolone. Secondo classificato. Allora, Gianvitelli Mario, un bel secondo classificato da 85? 85-95, un applauso a Zappitelli Mario. A rivederci ai giardini comunali in una sera. Benissimo. E il vincitore purtroppo non ci abbiamo. Vale.